Il mare è la sola cosa che sento sacra. E ogni giorno lo ringrazio di esistere. Per quanto in furia faccia burrasca, io lo ringrazio. Perché dà pace, non tranquillità, ma pace. Perché è crudele, è duro, è spietato. E tuttavia dà pace. Peter Lang. Io mi occupo adesso a Venezia, e sono credo l'unico d'Italia, che mi occupo professionalmente di barche tradizionali, nel senso che cerco di raccogliere tutto il materiale possibile su questo tipo di imbarcazioni, quindi immagini, racconti, testimonianze, attrezzi, modelli, e mantenere almeno la memoria di queste cose. Libri sulla gondola, per esempio, ce ne sono un sacco, però nessuno ha, almeno a mio parere, ha trattato l'argomento gondola come uno strumento di ingegneria. Non c'era nessun libro che trattasse la gondola come una macchina meravigliosa per portare 6 persone, una tonnellata di cose, lunga 11 metri, muovendo una mano sola e telefonando con l'altra. Se uno si immagina, se io vado ad un architetto navale e dico, senti, progetta una barca che navighi su dei canali larghi 3 metri, al buio di notte, assieme a altre 1000 barche di questo tipo, lui mi fa una barca quadrata, arancione, con i catari frangenti. Solo a Venezia mi mette di fare una cosa lunga 11 metri con una lama tagliente sulla prua, nera, completamente nera, una luce microscopica sulla prua, e tutto funziona perfettamente, non c'è mai stato un incidente. Abbiamo fatto anche barche vere, abbiamo ricostruito per esempio la gondola del 700, è stata una scommessa che ho fatto per vedere come la gondola è cambiata, perché anche la gondola che abbiamo noi adesso non è la gondola che c'era una volta. Se riguardi i quadri di Canaletto per esempio, che era una macchina fotografica, anzi usava una specie di macchina fotografica ante litteram, vediamo una gondola molto più distesa con un ferro di prua enorme, e per caso ho trovato questi ferri originali addirittura a Torino, perché la corte Savoia di Piemonte aveva delle gondole. Quindi la gondola è sempre stata un oggetto particolarmente attraente, non solo adesso nell'epoca del turismo, ma anche una volta tutti i regnanti di Europa, ma tutti dico, avevano una flotta di gondole. Per me il mare è diventato una malattia, nel senso che purtroppo non ho uno stacco, per me è professione e anche amore, per cui quando chiudo bottega salgo nella mia barchetta e vado a Murano dove abito in barca, poi la domenica vado in barca e nel tempo libero vado in barca, per cui effettivamente comincia a diventare un amore un po' assoluto, ecco. O voghiamo, andiamo con le barche tradizionali, con la vela al terzo, e quindi effettivamente è una cosa che mi ha preso molto profondamente, e questo mi ha permesso anche di capire tante sfumature. Quando per esempio esamini i resti di una barca antica, e qualche volta ci becchiamo anche un po' con gli archeologi, io la penso sempre non come un relitto da studiare, ma io mi immagino, dico, questo marinaio romano di 2000 anni fa, come cazzava la scotta? E glielo dico all'archeologo, che mi dice, cos'è? La barca a vela è una barca a vela, che sia di 2000 anni fa, che sia del giorno d'oggi, che sia del 3000 avanti Cristo. Cioè la barca a vela deve rispondere a un'unica legge, il mare.